Una grande giornata per Calzedonia, che dopo 10 anni riabbraccia Emanuele Birarelli, tornato a Verona da campione dopo una lunga carriera. Oggi la presentazione. 10 anni fa Verona da probabile talento, adesso ritorni però da campione. Sì, è vero, i cambiamenti fanno parte della vita, quindi sono ben accetti, come dicevo prima, normale che sia un atleta e un uomo diverso adesso da 10 anni di distanza. E quando sono arrivato qua a Verona 10 anni fa, la mia carriera è un po' particolare perché io non avevo giocato a pallavolo per un problema fisico da 21 a 24 anni, poi avevo fatto un anno di E2, un po' di ripresa e poi avevo avuto la fortuna di venire qui a Verona. Fu un anno complicatissimo per la squadra perché alla fine finì con la retrocessione, però per me oggettivamente era stato un po' un trampolino di lancio perché avevo trovato molto più spazio di quello che all'inizio della stagione sarebbe dovuto esserci per me e quindi per me ci fu del positivo da prendere perché poi entrai nell'occhio di Trento che l'anno dopo mi prese, dato che volevo continuare a giocare in A1 e non in A2, dato che Verona era retrocessa. Non conosco personalmente tutti i giocatori, però sinceramente a vederli da fuori e magari aver giocato da avversario mi sembra che ci siano dei bravi ragazzi e non bravi ragazzi intesi come insomma, gente che non ha grinta, bravi ragazzi nel senso gente che si mette a disposizione di quello che può dire l'allenatore o a disposizione per aiutare un compagno piuttosto che guardare insomma, alle proprie necessità individuali e egoistiche. Quindi, direi che è anche più facile in un contesto così aiutare gli altri. Lo fai l'ultimo saluto in camera ai tifosi che ti aspettano perché ritorna il Bira. Certo, spero di rivedere tutti molto presto al Pala Olimpia. Vi invito a fare l'abbonamento perché penso che stia partendo la campagna abbonamenti. Ci aspetta una stagione divertente e spero che vediate in campo un gruppo che ha voglia di trasmettere la passione che noi mettiamo in campo anche ai tifosi sugli spalti. C'è un nuovo acquisto anche in casa Scaligiora Basket che ha ufficializzato.